Ciao a tutti, benvenuti. Siamo, ok, ciao. Anche sulla pagina Facebook. Come sempre, non vi dico mai l'orario, ma appena un attimo non ce l'avevo, ma fa niente. Però penso che sia importante questa diretta. Allora, oddio, cosa sta succedendo, papà? Qua cambia sempre Facebook. Vabbè, noi intanto salutiamo anche su Facebook, ciao a chi mi segue su Instagram. Allora, oggi volevo iniziare a parlare d'amore. Faremo un percorso sull'amore in questi giorni, inizieremo a parlare tanto, tanto, tanto d'amore, perché è un tema che ovviamente non tocca solo le fiamme gemelle, ma tocca tutti quanti. Per le fiamme gemelle, ovviamente, sembra essere più importante, anche se non è così, perché secondo me l'amore è la cosa più importante, è il valore più importante e dobbiamo imparare veramente ad amare. Questo è importantissimo. Quindi inizieremo una serie di video proprio su questo tema, sull'amore, su imparare ad amare, e iniziamo oggi questo cammino. Iniziamo oggi questo cammino dicendovi che la prima cosa, ragazzi, per amare qualcuno realmente, quindi anche per essere amati realmente, quindi anche per trovare finalmente un compagno o una compagna, che non che ci riempia la vita, perché la nostra vita deve essere riempita da noi, dal nostro essere, ma con cui condividere la vita, con cui entrare realmente in contatto, in sintonia, a cui ogni tanto appoggiarci, perché no, qualcuno con cui confidare davvero. E però prima di trovare queste cose all'esterno di te, è importante che le trovi dentro di te. Se tu non ti fidi di te, come puoi trovare qualcuno di cui fidarti? Se tu per prima non ti fidi di te stessa, se tu non ti ami, come puoi amare realmente qualcuno e come puoi essere realmente amata? Quindi il primo passo, ragazzi, per l'amore incondizionato, perché io a questo vi voglio portare, all'amore incondizionato, e amare incondizionatamente te stesso. Pilcher ha detto una frase molto bella: amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. A me questa frase piace molto, perché? Perché io non vi sto chiedendo di essere perfetti, ma di amarvi e di perdonarvi. Ogni tanto le cazzate, ragazze, le facciamo tutte, ci arrabbiamo tutti, ma non per questo dobbiamo flagellarci in continuazione. Per chi mi segue su Facebook vedrà che avrà visto che questi 2 giorni, questo weekend, li ho tempestati di domande. Perché? Perché volevo capire un attimino su cosa impostare le mie dirette. Ovviamente conoscervi mi aiuta a capire di cosa parlare, giustamente, no? È inutile che se no parlo di qualcosa che non vi serve assolutamente. Ho visto che alcune persone, quando io ho chiesto di scrivere 5 cose che amavano di loro stesse, non hanno saputo rispondere. E questo evidentemente significa che magari non trovano niente. E invece è utile questo esercizio, magari di prendere proprio un foglio, una penna e scrivere le cose che ami di te. Scrivere le cose che ami di te ti aiuta a prendere anche maggiore consapevolezza di chi sei. Un esercizio molto importante, secondo me anche molto semplice, che si può fare la mattina: guardando allo specchio, ti guardi, ti
ti guardi per davvero. Ti guardi per davvero e ti dici: ti amo comunque. Guardi quella persona e gli dici: ti amo comunque. All'inizio magari dovrai ripetere questo esercizio un sacco di volte, soprattutto se ti rendi conto che non riesci a farlo. O anche se magari sembra che non abbia alcun senso, perché queste sono proprio le reazioni che ti indicano che ti manca l'amor proprio. Quindi se ti guardi allo specchio e non riesci a dirti ti amo comunque, devi iniziare un lavoro sull'amare te stesso. Magari sarebbe anche meglio se aggiungi anche il tuo nome. Ti amo comunque, nel mio caso Elisa. Perché in questo modo, se tu ripeti anche il tuo nome, questa cosa si imprime maggiormente nel tuo inconscio. E piano piano che lo fai, vedrai che in te entra pace, gioia e finalmente amore. E prova anche a immaginare che magari ti abbraccio, oppure abbracciati davvero, abbracciati, amati, fai delle piccole cose ogni giorno per te stesso, coccolati. È importante coccolarsi, ragazzi, è importante. E se ti rendi conto che fai fatica ad abbracciarti, anche lì vuol dire che non ti ami abbastanza, o almeno non ti ami incondizionatamente. Quindi inizia ad amare te stesso incondizionatamente, se no non puoi amare gli altri in modo incondizionato. Intanto salutatemi, che così so chi c'è, chi non c'è. Ciao Gabriella, benvenuta. Io qua vedo tanti occhiettini, ma non mi salutate mai, uffi uffi, che almeno so chi c'è, chi non c'è, però. Quindi fatevi a parte la lista delle cose che amate di voi stessi, anche le cose che non amate di voi. Quindi tutte le cose che tu giudichi di te in modo negativo, perché quello sono proprio tutti gli aspetti che invece devi imparare ad amare, ad accettare, però alto. Questo non significa che amando un tuo difetto tu non possa fare di tutto per cambiarlo. E tu mi dirai: ma scusa, ma se io lo amo, quindi poi lo accetto. Certo, quello è proprio il primo passo per il cambiamento. Perché se tu non accetti qualcosa di te, non puoi neanche vederlo per quello che è, non puoi neanche modificarlo, non puoi neanche trasformarlo. Quindi amati per quello che sei, ma questo mi raccomando non ti deve fermare nel fare un lavoro interiore però. L'accettazione di te stesso non significa: ah, ok, io mi accetto in questo modo, quindi bella, non faccio più niente perché poi sto bene. Tu ti accetti per cambiare, tu ti accetti per evolvere, perché per esempio anche quando si ha paura, la prima cosa da fare per trasformare questa paura è accettarla, è entrarci dentro, è amarla. Ama la tua ombra. Questo è amarsi incondizionatamente, è amare tutte le parti di te, anche quelle che fai fatica a vedere ad accettare. Ciao Federica, benvenuta. In questo modo potrai amare incondizionatamente gli altri. Potrai amare quelle parti degli altri che non ti piacciono. Potrai accettarle, accettarle per quello che sono, ma prima di tutto devi accettare per quello che sei tu. Il primo passo per l'amore incondizionato è amare incondizionatamente te stesso. Questo è molto 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 importante. E quando, per esempio,
fai appunto questo esercizio davanti al tuo specchio, puoi dire anche se sei pigro, sbadato, ci metti il difetto tuo, io ti amo comunque. E questa cosa ti apre al perdono delle tue debolezze, al fine proprio di permetterti una vita felice, anche se non sei perfetto. Accetta la tua imperfezione, ama la tua imperfezione. Tu non sei qui per essere perfetto. Tu sei qui per essere felice e per donare amore. Anche se ti senti in colpa, per esempio, se hai fatto male ad una persona, ti metti lì davanti allo specchio e dici: anche se hai fatto male a quella persona, io ti amo comunque. Anche se non sei capace di fare quella cosa, io ti amo comunque. Naturalmente questa frase va fatta anche per accettare anche magari imperfezioni fisiche, no? Piccole o grandi che siano. Però anche lì, per esempio, se sei in sovrappeso, accetti il tuo corpo, è bene accettare il tuo corpo, però qui c'è anche poi una questione di salute, ok? Hai delle imperfezioni fisiche perché sei in sovrappeso, ok, io accetto questo mio essere, io sono così, però visto che io ora sto imparando ad amarmi incondizionatamente per la mia salute, è giusto che io faccia qualcosa. Però non rifiutare il tuo punto di partenza, perché altrimenti poi fai peggio, magari poi mangi di più perché non ti accetti, per esempio. Quindi invece l'amore ti deve spingere verso la migliore versione di te stesso, proprio perché ti ami talmente tanto che vuoi essere una persona ancora migliore di quella che sei. Quindi anche per esempio in amore, no? Quando pensi a qualcuno e magari ti fa stare male, per esempio, no? Io mi occupo molto di fiamme gemelle, penso alla tua fiamma e stai male, e senti magari solitudine, angoscia, vuoto, incompletezza, inutilità o smarrimento, non fai altro che prendere le distanze da te stesso. Ti stai dicendo che da sola tu non basti e che hai bisogno di un'altra persona per essere felice. In pratica ti stai tradendo. Tutto quello che senti quando qualcuno ti tradisce o ti abbandona non è niente rispetto a quello che prova la tua vera essenza, rappresentata proprio dall'anima, quando sei tu a prendere le distanze da lei e quindi da te stesso. Nel momento in cui provi un amore tanto travolgente per un'altra persona, senza la quale tu pensi che sia inutile vivere, stai rifiutando, tradendo, umiliando, abbandonando ingiustamente quella parte di te più sensibile, unica, che ti è indispensabile per essere felice. Senza contare che a livello inconscio stai proprio abbattendo la tua autostima. Stai causando una dipendenza verso qualcosa o qualcuno al di fuori di te. Soprattutto stai creando le basi per vivere una vita infelice. Il fatto di non essere consapevole non è certo un'attenuante, anzi, è ancora più grave perché il resto della tua vita questo atteggiamento ti spingerà a cercare altrove ciò che tu hai già dentro di te, senza mai o quasi mai comprenderlo. Tuttavia, questa continua ricerca potrebbe essere proprio la tua salvezza, poiché quella parte profonda, sebbene le hai girato le spalle, l'hai seppellita, viva nell'ombra del tuo essere, rimane sempre attiva dentro di te. Continua a bussare proprio attraverso quelle persone che tu pensi ti possano dare la felicità e che nel momento in cui ti tradiscono o ti lasciano, riaprono la tua ferita tanto profonda. Una ferita che ha provato la tua assenza quando tu hai fatto lo stesso con lei, ovvero quando l'hai tradita, quando hai pensato che non potevi essere felice da sola, quando hai pensato che senza quella persona non potrai mai essere felice, non potrai mai essere completa. E tutte le volte che ciò accade, tu comunque hai l'opportunità di ricongiungerti con questa tua parte, quindi con te stesso. Proprio per questo dobbiamo trovare la forza di perdonare chi ci ha ferito, in quanto è come se tu ti stai perdonando per aver fatto lo stesso con te stesso nel passato. Quindi il perdono nell'altra persona non serve tanto all'altra persona, ma serve a te. Serve
serve a te per perdonare la te passata che magari si è comportata male, o che magari non ha saputo dare abbastanza in quel rapporto, qualsiasi cosa, ma l'importante è capire che il perdono lo devi fare non per l'altra persona, ma per perdonare prima te stesso, per non aver creduto in te, per aver avuto bassa autostima. E fino a quando non capiremo questo concetto, non faremo altro che alimentare sensi di colpa anche verso le altre persone che ci spingeranno a non poter mai star bene davvero con qualcuno finché non ci riappacificheremo prima di tutto con noi stessi. Quindi l'amore incondizionato, ragazzi, parte dalla pace con te stesso. Questo è importantissimo. Questo è importantissimo. E quando capirai che ti sei perdonato, lo comprenderai quando non sentirai più bisogno che gli altri ti perdonino. Nel momento che, cioè dal momento che nel profondo del tuo cuore avrai compreso che non li avevi feriti, che non avevi ferito quella persona, quelle persone, non l'avevi fatto apposta. Ma che eri vittima di questa subdola dinamica psico-emotiva, di questa dipendenza. Inoltre avrai compreso che tu, a tua volta, rappresenti ciò che gli altri fanno a loro stessi. E quindi essi ci possono perdonare solo quando prima riescono a perdonare loro stessi. Quindi vedi che è proprio un circolo vizioso, il perdono, l'amore incondizionato. Ed è il gioco della vita. Il problema è che per molte persone è diventato il gioco al massacro. E visto che hanno dimenticato proprio le regole principali. Comunque la regola fondamentale, ragazzi, è una sola ed è tanto semplice quanto difficile da comprendere veramente. Tutto ciò, ovvero che ti circonda, ti porta a te stesso. Anzi, sei tu. Allora, ragazzi, tutto questo, ovviamente non me lo invento io, non è che sono il Buddha della situazione, ma l'ho preso da un testo che a me piace molto, adesso vi dico il titolo, aspetta un attimo, mi sembra che si chiama Io mi amo comunque, una roba. Allora, è di Capuano che si chiama Ti amo comunque, la frase che trasformerà per sempre la tua vita di Anima Edizioni, è un libro molto bello proprio che spiega tutte queste cose, ve lo consiglio moltissimo, poi magari vi metto anche il link per l'acquisto. Se lo trovo su Amazon perché io non mi ricordo dov'è che l'avevo preso. Comunque, ragazzi, detto questo, io vi mando un bacio grandissimo. Intanto vedo se ci sono commentini. Ciao Simona, benvenuta tesoro. Quindi, ragazzi, questo per oggi è quanto. Prima piccola lezione verso l'amore incondizionato. Se ti rendi conto che per te questo processo è molto complicato, perché mi rendo conto che non è facile, mi scrivi e facciamo questo cammino insieme. Mi scrivi su info@elisasilviacoda.com. Ti mando un bacio grande, condividi la diretta. Mi raccomando che ci sono spunti importanti per iniziare questo percorso. E commenta per farmi sapere che cosa ne pensi, se hai domande, così posso prendere spunti per gli altri video per aiutarti al meglio. Mi raccomando, apri questa sfida con te stesso. Ci tengo che tu l'apra con te stesso. Non farlo per me, non farlo per tuo marito, non farlo per tua moglie, fallo per te stesso. Sfida te stesso nell'amore per te stesso. Datti degli obiettivi. Datti degli obiettivi piccolini. Ogni giorno per arrivare sempre di più all'amore incondizionato verso di te per poi poterlo espandere al mondo. Accetti la sfida? Io spero di sì.